Dover lasciare la Coppa dei Campioni dopo tanti trionfi. Naturalmente nella partita di ritorno ci sarà Baresi e Van Basten, purtroppo sarà squalificato e la squadra rossonera cercherà di fare il miracolo della vittoria a Marsiglia. Molti di voi hanno visto questa partita alla televisione, il Milan ha giocato proprio male. Ma andiamo al dettaglio con i risultati di mercoledì scorso. Coppa dei Campioni, Milan-Marsiglia 1-1. Coppa delle Coppe, Legia Varsavia, Sampdoria 1-0, non c'era Vialli nella Sampdoria. Poi Liegi, Juventus 1-3, la Juventus ha vinto anche senza Schillaci, che ha rifiutato la panchina ed è stato dirottato in tribuna da Maifredi. In Coppa UEFA, brutta partita, Atalanta-Inter 0-0. Sfortunato il Bologna contro lo Sporting di Lisbona 1-1, mentre la Roma, pure in formazione rimaneggiata, ha battuto per 3-0 i belgi dell'Anderlecht. Le partite di ritorno il 20 marzo, vedremo quante squadre riusciremo a piazzare nelle semifinali. Adesso vediamo i servizi filmati, le interviste e i commenti. Brutta serata per il Milan contro l'Olympique Marsiglia. L'avvio era stato fortunoso per i rossoneri. Su un errore di Mozer e Casoni, ai limiti dell'area, Gullit ha avuto l'opportunità per andare in gol bloccando la partita. Lo vedremo adesso, l'errore dei due difensori. Gullit si impossessa della palla e segna. La prontezza di riflessi dell'olandese è notevole, come avete visto, 1-0 per il Milan. Ma la squadra di Sacchi non è in gran forma e si vede in occasione del gol del pareggio francese. Dormono Ancelotti, Costa Curta e Galli e Papin, su passaggio di Pelé e Waddle, riesce a segnare il gol dell'1-1. Poi i rossoneri gridano al gol quando il colpo di testa di Rijkaard viene parato così da Olmeta. Per la verità il portiere francese porta la palla all'indietro, ma non tutta oltre la linea come vuole il regolamento perché sia gol. Nella ripresa va vicinissimo alla vittoria l'Olympique su una distrazione della difesa del Milan. Pelé manda la palla sul palo con Pazzagli già battuto, lo rivediamo. Sacchi fa qualche cambio ed entra Simone, che ha la palla del 2-1 sul passaggio di Rijkaard. Tira debolmente. L'allenatore del Marsiglia, Goethals, è molto orgoglioso della propria squadra, ma sulla partita di ritorno dice che forse sarà un altro Milan, magari un Milan più forte di quello di San Siro, quindi non si sbilancia. Arrigo Sacchi, Milan-Marsiglia in due parole, cosa è successo? È successo che loro sono stati più tonici, più pimpanti, più vivaci, più aggressivi e più veloci di noi, quindi il risultato ci sta anche bene. E a Marsiglia quindi si dovrà vedere il Milan più pimpante, più veloce e più aggressivo? Direi di sì, altrimenti passerà il Marsiglia. La Juventus ritrova la Coppa e ricomincia a vincere. Bene, con una gara precisa e puntigliosa, anche se il suo avversario in verità non trascendentale, smette di essere ostacolo difficile dopo il secondo gol bianconero. Poi il secondo tempo, quasi un allenamento per i concentratissimi giocatori juventini, che però a fine gara decidono, tutto il gruppo, dichiara il capitano Tacconi, di non concedere interviste. Parla per loro, si fa per dire, Luca di Montezemolo. Si è fatta un po' troppo di disinformazione sulla Juventus in questa settimana. Ho visto titoli di giornali che per giorni e giorni hanno parlato di nuovi allenatori, hanno parlato di giocatori che non potevano giocare. Questo non mi sembra né serio né utile al morale dei giocatori. Quando la Juventus gioca all'estero, a maggior ragione è importante che faccia bella figura. Credo che è stato, soprattutto il secondo tempo, un buon allenamento per la partita di domenica con l'Inter, in cui la squadra deve andare concentrata, lavorare in silenzio, onorare questa maglia, che è una maglia, come giustamente diceva lei, che dà molti oneri ma anche molti onori. È stata una partita sfortunata veramente, poi è stato un mio errore purtroppo. Errore netto, perché abbiamo visto la palla picchiare per terra maluccio, tutta tua colpa? Penso proprio di sì. Abbiamo preso un gol per un infortunio e abbiamo creato qualche occasione, però insomma questo è calcio, purtroppo non ci lamentiamo più di molto. Il campo non ci ha dato una mano,
campionato in questo momento ci impone anche mentalmente dei sacrifici superiori a questi degli avversari, quindi tutto sommato abbiamo ancora tutte le possibilità per passare questo turno. Noi dobbiamo riuscire a capire che oggi in giorno in un mondo non è squadre scarse. Se guarda dove è arrivato il Camerun, che è una squadra africana, tutti riescono a giocare, anche mio bambino si mette in campo riesce a giocare oggi in giorno. Il calcio è fatto così, se tu non hai sportività per affrontare il mondo del calcio non devi neanche entrare, no? Solo che è l'inizio di una battaglia, abbiamo un ritorno. Di tutte le forme per passare il turno dobbiamo fare un gol, no? Bella prestazione della Roma contro i belgi dell'Anderlecht. Di Desideri il primo gol giallorosso, il velo di Comi inganna il portiere De Wilder. Vediamo l'azione, ecco il velo di Comi col numero 13. Poi la bellissima punizione di Feller, 2-0, ed infine il gol di Rizzitelli sul passaggio di Giannini che sentiamo adesso al microfono. C'è una Roma che secondo me sa adattarsi a qualsiasi circostanza, una Roma che sa attendere, stasera dovevamo attendere, mister si era raccomandato non fare una gara a testa bassa, ma bensì la giornata l'abbiamo fatta senza errore, senza sbavature, e credo questa sia la cosa più bella. Un gol di Turkilmaz, un palo, due reti mancate per un soffio e il pareggio subito da Luisinho ad un minuto dal fischio finale. Un Bologna orgoglioso ha fatto tremare lo Sporting di Lisbona, lo ha sovrastato atleticamente e tecnicamente, ha sfiorato il colpaccio. Poi la maledizione che quest'anno pare si sia sistemata in modo stabile al Dallara si è fatta nuovamente sentire e i rossoblù hanno lasciato il campo con una manciata di lucciole. Atalanta e Inter senza reti. I bergamaschi, privi di Evair, Nicolini e Stromberg, hanno attaccato di più. Mazzenga, come si vede dalle immagini, ha sventato tutti i tentativi. Nel ritorno non giocherà Caniglia per squalifica. Tutto sommato una brutta partita. Evidentemente l'Inter punta tutto sulla gara di San Siro. E dopo questa lunga galoppata attraverso le coppe, ricordo il 20 marzo le partite di ritorno, alcune notizie. Ho parlato di Schillaci che è stato mandato in tribuna da Maifredi a Liegi. Ebbene, si è parlato moltissimo sui giornali del caso Schillaci. Qualcuno dice che verrà ceduto, ma la voce è stata smentita dalla Juventus. Si è parlato pure di difficoltà familiari. Un giornale addirittura ha sparato che si sarebbe separato dalla moglie. È stato querelato questo giornale. Vedremo questa vicenda Schillaci, una vicenda umana, oltre che sportiva, come si concluderà. E per quanto riguarda Bigon, l'allenatore del Napoli ha annunciato di non poterne più. Lascerà la squadra azzurra e sembra che il Napoli si rivolgerà all'allenatore Zeman del Foggia. Foggia sta venendo in Serie A, è una squadra che gioca bene. Per quanto riguarda invece altri due allenatori, devo dire che forse Boskov non verrà confermata alla Sampdoria, nonostante il bel campionato che sta facendo, e si parla addirittura di Trapattoni alla Sampdoria, mentre Eriksson, che aveva allenato la Fiorentina e la Roma, sembra destinato a tornare sulla panchina viola. Vedremo se queste notizie saranno esatte, naturalmente al momento opportuno, e parliamo di campionato. Domenica due grandi partite. La Sampdoria affronterà il Milan, un Milan che è reduce da una brutta coppa, ma del resto anche la Sampdoria ha perso a Varsavia, mentre l'Inter affronterà la Juventus, una Juventus un po' in crisi per quanto riguarda il campionato, ma invece in coppa si è comportata molto bene, come avete visto, vincendo a Liegi. Vediamo insieme le ultime notizie. 24esima giornata, Atalanta-Lecce, arbitro Amendolia di Messina. I bergamaschi recupereranno Evair, assenti Nicolini e Stromberg. Il Lecce senza Garzia. Bari-Lazio, arbitro Magni di Bergamo. Bari privo di Cucchi e Brambati. Lazio senza il libero. Soldà è infatti squalificato. Soluzione di emergenza, quindi. Bologna-Genoa, arbitro Merlino di Torre del Greco. Bologna davvero sfortunato dopo Detari, Cabrini, Poli, Verza, eccetera. Si è infortunato anche Mariani, che del resto è pure squalificato. Nel Genoa rientrerà Signorini. Cagliari-Pisa, Pezzella di Frattamaggiore l'arbitro. Spareggio salvezza, il Cagliari con Fonseca. Il Pisa recupererà Simone in porta, ma sarà senza Padovano, Piovanelli, Boccafresca, Pullo e Fiorentino.
Fiorentina-Napoli, arbitro Stafoggia di Pesaro. Nella Fiorentina in dubbio Buso, squalificato Mauro e infortunato Maradona nel Napoli. Inter-Juventus, arbitro Beskin di Legnago. Inter senza i tedeschi Klinsmann, squalificato, e Breme, infortunato. Matteus sta male. Il portiere Tacconi della Juventus ha la febbre. Schillaci, a quanto pare, andrà in panchina. Roma-Parma, arbitro Lanese di Messina, squalificato Rizzitelli della Roma. Eosio è sospeso nel Parma. Giallorossi con molti dubbi. Sampdoria-Milan, arbitro Delia di Salerno, incerto Vialli, indisponibili Pellegrini e Bonetti nella Sampdoria. Il Milan ha il problema Baresi, forse sì, forse no, mentre Van Basten dovrebbe rientrare. Torino-Cesena, arbitro Lobello di Siracusa. Il Torino è decimato, Cravero, Martin Vasquez e Mussi sono infortunati. Il Cesena ormai è in Serie B, ma non ha problemi di formazione. Ed ecco la classifica. Inter e Sampdoria 33 punti, Milan 32, Juventus 28, Parma 27, Genoa e Lazio 26, Torino e Roma 24, Napoli 22, Bari 21, Fiorentina e Atalanta 20, Lecce 19, Pisa 17, Cagliari 15, Bologna 14 e Cesena 13 punti. Il Milan non vince sul campo della Sampdoria da 15 anni. Per la verità, l'ultima volta che ha vinto sul campo della Sampdoria si giocava in campo neutro a Bergamo. Vediamo come andò a finire nel Pallone Racconta. Il Pallone racconta che il Milan non vince sul campo della Sampdoria da 15 anni. Nel 1976 passò, ma sul terreno neutro di Bergamo, dato che Marassi era squalificato, con un gol di Chiarugi. Si infortunò inizialmente Maraschi e poi, appunto, l'ala sinistra del Milan fece la rete decisiva. Rivera era in tribuna squalificato, la partita finì 1-0. Ebbene, siamo alla fine, andiamo di corsa. Domenica, ricordo, la partita 9 a.m. Eastern Time sarà Inter-Juventus. Per quanto riguarda Oggi Calcio, precederà appunto la partita, e per i temi del calcio, ovviamente, venerdì prossimo. Arrivederci da Franco Zuccalà.